Alessandro sotto Cornola mi fa una bella domanda: perché non si può integrare YouTube sulla Search Console? Cavolo, è una bella domanda, ci ho pensato un po', non me l'ero mai chiesto. Penso che semplicemente sono due proprietà diverse. Su YouTube c'hai i suoi analytics, sulla Search Console c'hai tutto ciò che di video genera traffico verso di te, indipendentemente dalla proprietà di quel video. Quindi sono proprio due dati diversi. Credo sia questo, però appunto vorrei aprire un dibattito in merito per sentire anche i pareri altrui. Grande notizia del giorno che ha riportato Roberto Popolizio: Google penalizza manualmente, mi pare da capire, i siti contenenti guest post. Cavolo! Questa è ganza. Allora, premesso che è sempre benvenuto tutto ciò che spinge verso la qualità, però mi viene un dubbio, subito a bruciapelo, anche lì vorrei il vostro parere. Ma se lo fa manualmente, come farà a essere democratica questa cosa? Cioè, c'è il rischio che qualcuno lo prenda in cuffia e a un concorrente invece la revisione manuale la fanno fra 3 mesi, 6 mesi e chissà quando, mai, e quindi uno godrà di una posizione, cioè di alcuni vantaggi che gli altri non hanno. Preferirei che certi tipi di analisi fossero algoritmici. Detto questo, ragazzi, premiare la qualità è giusto. E quindi se sgamano certe cose, fanno bene. Primo su Google, sì, è a quasi 3000 pixel, cioè questa cosa qui è un po' emergente, è una cosa su cui mi capita di riflettere sempre più spesso, che nel risultato organico, in dei casi, quando sei primo sei buonanotte. Quindi, importanza di immagini, mappe, ADV, è sempre più grossa, cioè non si possono trascurare questi aspetti. Poi c'è qualche altra bischieratina, tipo Thinkwhite Google, che fa degli esempi di value proposition, eliminare il troppo, curare l'estetica, riduce all'essenziale, tutte cose carine, non sempre vere secondo me, e soprattutto testa B, da lì non si scappa. Un'altra cosa divertente, la spesa su ADV di Google e Facebook supera la TV, toh, per fortuna, mi pare anche giusto. Le sequenze programmate di video, avevamo già accennato, possono aumentare la memoria di ciò che abbiamo fatto, un bordello. Quindi le sequenze programmate di video sono ganzissime, fighissime. Vale la pena perderci tempo, ma l'adblocker di Chrome bloccherà anche gli annunci YouTube. Questo può essere noioso, però vabbè, anche lì è qualità, quindi va bene. E smart working su Trends, ma che impennata ha avuto? Cioè, per me è... ma non è normale, dai, ma com'è che ora tutti a cercare lo smart working? Mi sembra veramente folle. Però evidentemente è così, sono io che non ho capito qualcosa. Va bene, grazie a tutti e buona giornata. Ciao ciao ciao.